diamante. Oh sì. Che sta arrivando? Chi sono quelli? Ma tu te lo ricordi? No, pensavi davvero che fossi sbagliato. Non me lo ricordo per niente. Neanch'io. E come vedi, ho ancora tanto. Oh, ma ci siamo noi! Ci siamo noi! Vediamo un nostro film! Sono un bambino cattivo! Cattivo sei! Che morto cattivo! Madonna, ma che è un pipistrello? È nudo! Ma no, vieni qui! Sì, ma il diamante ce l'ha ancora! Ragazzi, avete visto? Le sorelle pazzerelle stanno vedendo il terzo film di Cattivissimo Me. Quindi mi è venuta in mente una cosa. Sono andata a vedere su internet per vedere se è uscito l'ultimo episodio della saga di Cattivissimo Me, cioè Cattivissimo Me 4. E ho visto che è uscito al cinema, in tutti i cinema d'Italia. Quindi che ho pensato di fare? Di portarle oggi a vedere il film. Loro ancora non lo sanno perché loro adorano Cattivissimo Me, non si sono persi un episodio di questo film, di questo cartone animato. Quindi adesso glielo andiamo a dire e gli facciamo questa sorpresa. Vediamo, sicuramente rimarranno contentissime. Ragazze, che c'è mamma? Ma ci vogliamo alzare da sto letto? No! E dai, io voglio uscire un pochettino, vogliamo uscire no, un po'? No, no, perché ci siamo appena messi a vedere Cattivissimo Me 3 e poi fuori fa caldo e non mi voglio uscire a me. È vero, neanche a me. E dai, mi sono annoiata di stare a casa, poi voi sempre dentro questa stanza. Dai, vabbè, andiamo, dai. No, perché vogliamo stare qui a vedere il film. Ah, che noia. Da tanto che non lo vediamo. Va bene. Allora mamma a questo punto avrebbe pensato una cosa. Che cosa? Non usciamo da questa stanza? Di farvi uscire. E uscirete. Lo sapete dove perché? Andremo? Lo sapete perché? Perché? Eh? Perché vi voglio portare al cinema. Volete andare al cinema? Sì. Eh? Wow, sì, tantissimo! Ci andiamo, andiamo a vedere. Che state vedendo voi? Cattivissimo Me 3. Cattivissimo Me 3. Non vedo l'ora che esce il 4, perché secondo me è molto bello. E sapete che sono andata a controllare e Cattivissimo Me 4 sta al cinema. Sì! Quindi dove vi porta mamma oggi? Al cinema a vedere Cattivissimo Me 4. Piano, 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 piano. Contente? Sì, allora volete uscire da questa stanza? Sì. Che cosa? Vai tu, sì, un saluto. Beh, mi vedo carina al cinema col peluscetto. Beh, no, è adatto. E quindi? Andiamo a prepararci subito, subito, subito. Subito, subito? Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Guarda, è fra qualche ora al cinema però il film inizia, Vi volete già preparare? Sì. Sì, sì, già ci prepariamo perché dobbiamo fare tutto benissimo, ci dobbiamo preparare bene. Lo vedi che sono riuscita a farvi uscire da questa stanza? Vedè? Che vi serve una, ti serve una mano? Ecco qua, non ce la facevi. Okay. Hai visto che ci sono riuscita a farvi uscire dalla stanza? Ho sì, avuto dai, il tocco magico. Va bene, dai, allora preparatevi con calma perché tanto ci vuole tempo un pochino ancora. Così mi vado a preparare pure io, ok? Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, avete visto? Io ho i poteri magici per farle uscire dalla stanza. E io lo sapevo che sarebbero rimaste contente. Quindi ci dobbiamo andare a preparare, direi proprio di sì perché sto in abbigliamento un po' da casa. Quindi ci vediamo fra poco. Ok, ok, sì, apriamo subito. Allora, che mi posso mettere? Pantaloncino? Mari? Dica? Io non so, forse mi metto un vestitino. Oh madonna, questi vestitini, Desi! Mamma mia, stiamo andando al cinema, non stiamo andando a una sera di gala. E tu, questo è dell'unicorno. Oh madonna mia santa, come fai a vestirti con i vestiti? Mamma mia, sempre con i vestiti te, eh? Cioè,
Bah, io non lo so, io che stavo pensando al pantaloncino, lei i vestiti. Boh. Allora, che mi potrei mettere? Forse mi potrei mettere un vestitino molto carino. Ma questo qui è unico. Boh. Ho avuto un'idea. Desi, ho avuto un'idea. Però prima devo vedere se ce l'hai. Ma cosa? Una cosa. Sì, ce l'ha. Allora, ho pensato una cosa. Facciamo uno scherzo a mamma. Sì. Ma vieni qua che te lo dico. Prendo la faccia di mamma. Sì, devo vedere le immagini. Va bene? Sì. Ok, allora prendiamo tutto quanto per. Allora, vediamo. Non ci serve. No, qui non ci stanno le maglie. Ok, questa è la tua. E la mia dov'è? Aspetta, però mi sa che la mia l'ho messa da un'altra parte. Ah, eccola! Eccola qui, trovata. Ok, bene. Perfetto. Ecco qui, maglia gialla. Perfetto. Maglia allora, gialla. Ci dobbiamo mettere la maglia sotto e okay. La salopette sopra, così. Vedi? Bellissimo. Molto bello. Almeno abbiamo dei minion. Dei minion sono molto carini. Ok ragazzi, come avete capito, vogliamo fare uno scherzo a mamma. E che scherzo? Guardate un po'. Allora c'è maglia gialla, salopette sopra. Chi possiamo sembrare? I minions! I minions! I minions di Cattivissimo Me. Io non vedo l'ora di andare a vedere il film e mi sa che questo vestitino è molto carino per andare a vedere il film, no? Eh sì. Mamma rimarrà contenta, sì, dai, rimarrà contenta, mamma, sì, sì. Io è molto bello questo outfit. Io mi sto immaginando la faccia. Sto immaginando pure la faccia, tipo mamma che poi dice, sì, io mi vesto da Cattivissimo Me. Si veste da Gru. Ok, vestiamoci subito. Eccoci qua, ragazzi, siamo pronti. Guardate quanto siamo pronti. Siamo proprio come Minions, guardate. Siamo identiche. Mi sono messa anche gli occhiali a cerchio, così sembro ancora di più Minions. Tedesi, sì, c'hai un po' la salopetta troppo chiara, però. Vabbè. E tu hai la maglia un po' troppo chiara. Sì, vabbè, però. Sembriamo comunque dei Minions. Poi, sì. Talmente appassionati Cattivissimo Me che abbiamo visto anche i Minions, sia uno che due. Quindi, perfette noi siamo. Siamo perfettissimi. Adesso andiamo a vedere, farci vedere da mamma che sa la faccia che farà. Ci portiamo pure il peluccio, ovviamente. Pure il peluscino. Così, mamma, siamo pronti, facciamo così. Ok, andiamo ragazzi, andiamo subito. Siamo pronte, mamma. Mamma, dove sei? Sto in bagno, mi sto facendo la piastra. Ho quasi fatto pure io. Ok, allora arriviamo, abbiamo una sorpresa per te. Pronta? Vieni qua. Uno, due, tre. Ta-da! Oh, madonna mia, ma che vi siete messe? Oddio! Ma vedete vestite da Minions? Dai, no, non ci posso credere! Ma siete buffissime! Vabbè, ma non vorrete uscire in questa maniera, però, Perché non siamo carine, Noi vogliamo uscire così, siamo molto carine! Col peluche! Col peluche! Col peluche! Sì. Addirittura! Sì. Dai! Dai, ragazze, ma... Desiree sta pure vestita carina, Mari, ma ti sta stretta sta salopette. No, mi sta benissimo, sta un po' attillata, ma i Minions hanno la salopetta attillata, perciò. Ho capito, i Minions, ma tu non sei Minions, però. Sì che sono Minions, vedi, sì. Ho anche gli occhiali da Minions, sono Minions. Dai, ragazze. Ma pure chi vi vede vestite così? E quindi siamo andati a vedere il film Cattivissimo Me, scusa. Cioè, non lo so io, perché scusa, stiamo vedendo Cattivissimo Me con i Minions. Okay. Ma i Minions, tu devi vestirti da Gru. Sì, ci mancano. Vestiti di Gru. Ma che è carnevale? Abbiamo sbagliato mese, ancora siamo ad agosto, non è carnevale, fa caldo. Quindi, dai, poi chi peluche, dai. Okay. No. Dai, andatevi a cambiare, andiamo dai, che facciamo tardi, su! Noi non ci cambiamo! Oddio! Noi non ci cambiamo! Noi non ci cambiamo! Noi non ci cambiamo! Dai, Mari, su, vatti a cambiare, no. Dai! Desi, se vuoi puoi pure un po' rimanere così, oddio, sta maglietta però non mi piace, magari con qualcos'altro sotto!
te, Mari, ti sta stretta, dai! Ma c'è un sacco d'anni sta Salopet! Sei cresciuta! Ma dai, su, no. Dai, che facciamo pure tardi! No! Noi non ci cambiamo, andiamo così! Andiamo così, punto e basta! Non andiamo in camera! Perché? Oh. Facciamo tardi! Dai! Io chiudo la porta, ve voglio rivedere cambiate, No. Ok? No. Sì. No. Dai, andatevi a cambiare, forza, che io mi vado a finire di vestire. Ragazzi, ma veramente vogliono andare vestite così? Ma dai! Ma non dico che mi vergogno, perché sono pure carine vestite in quella maniera, però col peluche, tutte vestite così, madonna mia! E mo come le convinco? Che disastro! Ma sono proprio sorelle pazzerelle, io ve l'ho sempre detto che sono pazze queste sorelle! Devo trovare un qualcosa per farle cambiare, perché sennò non gli cambio idea adesso, So così loro. Madonna, che gli dico mo? Mi devo inventare qualcosa per farle cambiare. E che faccio? Pensi scherzo riuscito? Perché noi siamo le sorelle pazzerelle, e facciamo tanti scherzi pazzi a mamma. Questo scherzo sta riuscendo benissimo, ma adesso lo dobbiamo continuare, perché di sicuro mamma adesso entrerà e dirà: siete pronte? Come sempre quando gli facciamo gli scherzi che non gli va bene. Però noi rimaniamo così perché vogliamo uscire così. Gli diciamo vogliamo uscire così. Quindi adesso noi non ci cambiamo, ci mettiamo sul letto e continuiamo a vedere il film. Finalmente ho preso il diamante, ha ripreso. Sì, meno male. Ragazze, siete cioè non vedete che ancora state vestite così? Sì, vogliamo uscire così. Oh, vi ho detto che vi dovete cambiare. No. Oh, ma guarda un po', guarda che facciamo tardi, un'oretta andiamo, inizia il film. Andiamo. Ma io non vi porto in giro così. Perché? Perché no? Ma siamo vestite normali. Sì, siete carine, però a te ti sta pure stretta quella Salopette, quindi te la devi cambiare. No. Io rimango così. Anch'io. Rimaniamo così noi. Ok, allora facciamo una cosa. Dica. Vi propongo una cosa. Dimmi. Allora, se voi vi cambiate, io vi porto al McDonald's. Però no, noi rimaniamo così. Come? Non andiamo a McDonald's, tanto non ci va neanche il McDonald's. Burger King? Abbiamo detto di no. Vestiti nuovi? Vestiti nuovi. Mari, no, abbiamo detto che restiamo così. Vabbè, però vestiti nuovi. Magari andiamo da Zara. No. Andiamo dalla Nike. No. Jordan. No. Non ci deve corrompere. Va bene. Noi restiamo così. Sì, noi restiamo così. Ma dai, non vi convinco proprio con niente. No. Ma quindi io devo portarmi due Minions appresso oggi al cinema, anzi quattro Minions. Sì. Ragazzi, ve l'avevo detto che era dura a convincerle, però non pensavo fino a questo punto. Cioè, questa volta sono proprio sicure, sono proprio convinte di loro. Allora, facciamo una cosa. Cosa? Noi ci togliamo questi vestiti se... Sì? La prossima volta, anzi domani... Già non mi piace questa voce. Che vuoi chiedere a Desiree? No. Ragazzi, questa cosa non mi piace. Guarda se non mi sono rovinata con le mie mani. Va bene. Ok. Allora, se domani ci porti alla Mondadori a vedere i libri e prenderci i libri che vogliamo. Ma questo è un vero ricatto, non mi piace questa cosa, però. Tu ci volevi corrompere?
shopper, con il Burger King, con il Mac. Quel shopping è bello. Però andiamo a fare shopping di libri, perché io poi volevo prendere un libro molto carino. Anche lei voleva vedere un libro. Ci posso pensare? No. Vi devo dare una risposta subito? Sì, perché se no non ci togliamo questa roba. Che devo fare, ragazzi? Mi hanno fregato, perché poi alla fine è una sorta di shopping questa, giusto? Appunto, sì. Però sono Mondadori. Va bene, vai. Ok. Ragazzi, volete un video che mamma ci porta alla Mondadori? Volete? Scrivetelo sotto nei commenti. Ok, però adesso io vado di là. Dopo ci cambiamo. Voglio vedervi cambiate, eh? Okay. Ok, una promessa, sì. Sì, però decidi di portare la Mondadori domani, eh? Va bene, ok. Ok, ci pensiamo subito. A few moments later. Ragazzi, allora! Adesso siamo pronte! Adesso sì che siete prontissime per andare! Mossi! Adesso siete belle, carine. E te? La salopette però te la sei lasciata. Sì, mi sono messa questa maglia sotto. Va bene, dai, però sei molto più carina, devo essere sincera. Con quella maglietta gialla, larga, tutta mignosa, non mi piacevi. Perfetto! Siamo benissimo. Pronti. Mi piace il mio outfit. Sì, soprattutto la borsetta. Guardate quanto è bella, ragazzi, guardate. Vuoi dire dove l'hai presa? L'ho presa su Shein, ragazzi. Cioè, questa qui è la borsa più bella che io abbia mai avuto. Si può mettere così, oppure si può prendere una cinghietta, farla lunga e metterla così. Molto carina così. Però io la metto così perché mi piace di più così. Perché è bellissima, io poi dopo te la rubo. No, c'erano tante colorazioni, ragazzi. Vi lasciamo il link qui sotto in descrizione di Shein, dove abbiamo preso questa borsa, così almeno se volete la potete comprare. Ci sono tante colorazioni così, bianca, nei colori giallo, rosso, sì, blu, erano poi tanti, tutti i colori, erano anche tante. Ah, tema del serpente, bellissima questa. No, questa è fenomenale, bella. Questa è veramente anche bella. Anche questo anello che può sembrare Minions. Vabbè, giustamente, siamo andati a vedere i Minions, ci mettiamo anello dei Minions. E certo. Te Desiree ce l'hai? No. Non porti nulla dei Minions? No. Ce l'ho nero apposta. Vabbè, perché se può sembrare un occhio dei Minions. Mi potevo mettere okay. La felpa magari. La felpa? Volevo dire la maglia, con il Minions sotto. Ma c'hai la felpa te. Mamma mia, mi fai venire caldo solo a pensarci. Perfetto, quindi siamo pronte, siamo in largo anticipo, quindi con calma possiamo anche andare. Sì, però mamma, noi prima di andare ti dovevamo dire una cosetta. Oddio, che è successo? Che cosa? Prima, quando ti abbiamo fatto vedere, volevamo uscire con la salopette e la maglia gialla. Era tutto uno scherzo! Era solo uno scherzo, non volevamo uscire così, perché anche se era l'outfit, era molto carino, però con quella salopette era troppo stretta. E mi sembrava strano che volesti uscire con quell'abbigliamento, soprattutto te. No, mi sembrava proprio strano. Ma guardate che abbigliamento che ho. Apposta. Ovviamente nero con curumini. E quindi, aspetta, quindi se era uno scherzo... No. Era un patto, sì, era uno scherzo, però... No, perché voi sapevate che era uno scherzo e mi avete fregato! Però... Mi avete proprio ingannato! Hai fatto un patto, hai detto un patto è un patto, quindi hai fatto il patto, hai giurato che ci porti alla Mondadori, quindi ci porti! Cioè, ragazzi, mi hanno totalmente fregato! Cioè, oltre era che le scherzo, sto portando... Era uno scherzo... Bellissimo, e andiamo anche alla Mondadori, ci siamo anche guadagnate... Un acquisto alla Mondadori. Cioè, non mi è piaciuta questa cosa. Però ho fatto un patto, perché io sarei rimasta così. Mamma, io sarei rimasta va così. Bene, dai, va sarei bene, dai. Sarei rimasta con la salopette, però anch'io, era troppo stretta. Anche io con la salopette. Questa cosa non mi è piaciuta. Questa cosa non mi è piaciuta affatto. Va bene, va. Dai. Io ancora devo pensare adesso, a prendere la Mondadori. Va bene, poi ci pensiamo. Adesso pensiamo andare a vedere i Minions. Ci aspettano. Visto che dobbiamo andare, io faccio così. Ah, ok.
Ragazzi, siamo arrivati al cinema e adesso entreremo nella sala. Ecco i nostri biglietti. C'è tantissima gente, sì. Oggi non ce l'aspettavamo, perché ovviamente è la prima. Credo che sono tutti a questo, perché ce ne sono pochi per questo. Allora, vediamo i nostri posti. Quindi che posti ci abbiamo? 10 fila, 10 posti, posto 14. 13, 14 e tu Desi? 12. 12, ok. Vediamo. 18, 17, 16, 15, 14, 13, oh, dove siamo? 12, 11, siamo arrivati, 10, eccoci qua. Aiuto, vieni. Seggiolino per Desiree. Desi la mia petta. Oh, ma quando inizia sto film? Non lo so. Noi vogliamo vedere il film. Forza! Ce la fai, vedete? Devo mettere un po' più là. Ce l'ho fatta. Vogliamo il film. Vogliamo il film. Vogliamo il film. Signore e signori, ecco a voi i Mega Minion! Ragazzi, il film finito è stato fantastico. Ci è piaciuto veramente bello. Tanto, veramente? Eh? Sì. Poi bello! Alla fine? Bellissimo! Alla fine? Alla fine ci sono spuntati tutti i cattivi di tutti i cattivi. Ma non lo spoileriamo, sennò poi dopo raccontiamo tutto quanto. No, però ci è piaciuto veramente tanto, ragazzi, veramente non perdetevi questo cartone che è proprio bello. A te ti è piaciuto? Quale? Capitolo? Questo. 1, 2, 3, 4, 4? 4. Te Desi? Io veramente non me ne ricordo nessuno. Io devo dire che questo mi è piaciuto. Sì. Solo il 3 mi ricordo. Lo metto prima in classifica perché mi è piaciuto proprio tanto. Io faccio quarto, secondo, primo e terzo. Il terzo non mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto il quarto e il primo. Sì, sì, ottima scelta. No, ma poi avete visto quando sono arrivati i supereroi? Sì. Fortissimo! Belli proprio! Desi, secondo te, tu chi sei dei quattro? Quello là, quello tutto moscio, eh? Sì. Quello lo snodato. Oppure è quello che vola. Te dai, Mario? Io l'uomo roccia! L'uomo roccia che rompe tutto! Bellissimo! Comunque, ragazzi, ottimo film, ci è piaciuto tantissimo. E come sempre noi vi diciamo, speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale delle sorelle pazzerelle e attivate la campanellina din don per non perdervi
mamma che ci porta alla Mondadori per solo uno scherzo. Non vi preoccupate, vi ci porto. E al prossimo video. Ciao. Ciao.